ritorniamo con questo concerto, teatro pieno. Il trentesimo. Trentesimo su 34. Qualcuno è scappato appunto per il Covid, trentesima edizione. Dicevo al presentatore che ci viene anche difficile pensare quanto siano lunghi 30 anni, 30 anni di resistenza in questa città per questa manifestazione con le difficoltà che sappiamo, che conosciamo bene, noi ce le diciamo, oggi è una giornata di festa, facciamo un bel concerto, facciamo bella musica, ritorna un'orchestra sinfonica, ritorna un programma brillante, in 30 anni di concerti penso di aver fatto tanta bella musica. E ricordavo al presentatore 1990, la prima orchestra di Benevento, i musici Sanniti, quanto a Benevento l'unica orchestra era i musici Sanniti di Leonardo Quadrini. Adesso forse abbondano le orchestre, ma penso di aver seminato bene, perché posso dire che a Caserta non c'è un'orchestra, ad Avellino non c'è un'orchestra, Benevento ha 3-4 orchestre, il Conservatorio, l'OFB, la Santa Sofia. Quindi, però io sono stato il primo e diciamo che mi prendo il merito di aver messo il primo seme. Poi sono venuti i fiori, germogliato il tutto, mi fa piacere, mi fa piacere. Io sono di Benevento, manteniamo questo appuntamento, trentesima edizione, punto di arrivo, potrebbe essere un punto di partenza ma può essere anche un bel punto di arrivo. Giuseppe De Marco, il fondatore, l'ideatore, colui che l'ha accompagnato in questo percorso, ha detto: non so se ci sarò il prossimo anno, sono un po' stanco, diciamo. Giuseppe dice è stato critico. Sì, lui ha detto che è un po' stanco perché dice l'età, non ci sarò, non so se ci sarò per la sua sopravvivenza, voglio dire, speriamo che ci sarà ancora per 20, 30, 40 edizioni, siamo tutti un po' stanchi perché è difficile organizzare in una città con, chiaramente sappiamo, con pochi soldi, una città che è in dissesto, quando c'è il dissesto c'è poca disponibilità, è chiaro che uno potrebbe fare con quel poco che c'è dividerlo bene e programmare bene. Il problema è che di questo concerto, che prima diciamo rientrava in una programmazione, tant'è che tu ricordi bene i turisti che venivano con il dottor italiano dell'hotel, 150 persone al nord Italia appositamente per questo concerto, quindi possiamo dire che il concerto era un'attrattiva per il pubblico. Poi chiaramente c'è stato il Covid, la cosa è scemata, diciamo diamoci delle speranze, dobbiamo riorganizzarci, diciamo che partiamo allora il comune ha fatto delle belle cose, perché ho saputo che l'altro ieri sera il 30 quando avete fatto il concerto sold out anche lì come stasera, voglio dire, quindi diciamo che delle cose sono andate bene, ma diciamo per nostro merito anche, perché siamo delle eccellenze della città e ci va riconosciuto questo ruolo, che piaccia e che non piaccia, forse non piace, però noi lo siamo e quando facciamo le manifestazioni e ci abbiamo il pieno, significa qualche cosa. Questo gli amministratori lo devono tenere presente e speriamo che si possa avere un'interlocuzione propositiva da gennaio in poi.